Alexa, stop. Alexa, qual è il programma di oggi? Per oggi è ancora in programma un evento. Alle 8 è in programma l'evento Bivacco Baita Angelini. Bivacco? Ehi, ma ci siete pure voi? Cosa? Sì, le fanno anche da uomo queste coperte. Vabbè, andiamo a fare un bivacco! Buongiorno fan del tubo, come avete visto oggi stiamo andando a fare un bivacco, è mattina presto e la direzione è Bivacco Baita Angelini in Val di Zoldo. Devo dire che questo è un bivacco un po' particolare perché ho fatto una fatica pazzesca a farmi lo zaino perché non avevo niente. Il giubbotto ho buttato a lavare, il sacco a pelo ho buttato a lavare, non trovavo niente, quindi vabbè, ce l'ho fatta. Ciao Beo! Mi sono svegliato con questa canzone. È contentissimo di fare il bivacco. Siamo appena arrivati. Questa è la nostra macchina, la nostra montagna. E come vedete la giornata è super spaziale. Però si battono i denti. Appena lasciata la macchina a paralongo, quota 985 metri. Adesso ci incamminiamo. Ci aspettano 2 ore di viaggio. È davvero bellissimo, sembra di stare in quei paesaggini della Laponia che azzoccola. È carino. E in mezzo alla neve esce il cartello scritto malissimo che non voi non vedrete, però dice Bivacco Angelini 10 minuti. Eccolo là il nostro bivacco. Finalmente siamo arrivati. Poca neve sul tetto, dai. Eccolo qua l'ingresso. Via il catenaccio. Oh, vediamo. Che profumo da legnetto. Non si vede niente. È piccolino ma caratteristico. Il bivacco tour oggi è molto breve perché il bivacco è davvero piccolino. Allora si parte dall'ingresso. Abbiamo questa tavolata, il caminetto. Dopodiché abbiamo 6 posti letto su questi tavolacci e un po' di legnetta che ci hanno lasciato sotto. E poi qua la vista, che vi faccio vedere da queste 2 finestrelle che illuminano bene ma è davvero piccolo, sul pelmo e su tutti i monti che ci sono davanti. Guardate che figata. Aspetta, ma cerchiamo di far prendere questo caminetto che per carità tira bene, però la legna qua è bagnatissima e quindi si riesce a fare una fatica pazzesca a farla bruciare. La strada, diciamo che se non ci fosse stata la neve, cioè se uno ha intenzione di farlo d'estate, questo bivacco è consigliatissimo, non è per nulla difficile. In 2 rette prendendosi la comoda si arriva. Noi ci abbiamo messo un po' di più, però la neve effettivamente ci ha rallentato parecchio. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors. But we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away. But I still dream about the good old days. When we took care of each other. We were living for each other. But would you rescue me? Would you give my back? Would you take my car?
Questo cammino è davvero una figata, cioè tira benissimo, mai visto un cammino così in un bivacco. Guarda che roba. Stack. Questa serata davvero freddissima, ci allietano 700 grammi di spazzole, giusto per rimanere leggeri, panna e speck. Siamo andati a fare delle foto alla stellata spettacolare che c'è sopra di noi e ve ne mando alcune. Oh raga, sti spazzo sono spaziali. Buongiorno a tutti. La nottata è passata abbastanza bene. Cioè, sono sempre bruttissimo nel video della mattina. Il fuoco si è spento dopo 5 minuti, però ho due buone notizie. La prima è che il tempo non è ancora peggiorato tantissimo. La seconda è che la neve non si è ghiacciata, quindi dovremmo riuscire a tornare in scioltezza. Sta iniziando a nevicare, il che rende il paesaggio ancora di più una figata, però effettivamente ci crea un po' di problemi. Porca miseria, un po' di problemi per il ritorno. Bene, vabbè. Saluti al bivacco, andiamo. Andiamo. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, it's glistening once again. Candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Ebbene sì, siamo arrivati, finita questa avventura. Io personalmente mi sento davvero di consigliarvi questo bivacco. È bello, diciamo che è un po' troppo sfruttato perché è facile arrivarci d'estate, quindi scritte, robe che non si dovrebbero stare in un bivacco. Però non è stato difficilissimo raggiungerlo, quindi anche per un'escursione invernale va bene. Hai una vista super, ci abbiamo messo 1 ora e 10 per tornare insieme al gruppo che abbiamo conosciuto perché la neve non aveva troppo ghiacciato. Però bisogna sempre stare attenti in questa stagione perché le nevicate sono abbastanza grosse. E basta, direi che ci vediamo al prossimo bivacco. Iscriviti al canale qua e basta, ciao.